Elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. A Villafranca Sicula, il sindaco uscente Domenico Balsamo, sollecitato dalla sua coalizione, ha deciso di candidarsi per conquistare quello che sarebbe il suo terzo mandato consecutivo, ipotesi che è stata resa possibile grazie ad una recente legge della regione siciliana che permetterebbe un eventuale terzo mandato in quei comuni con meno di 5.000 abitanti. Edilizia scolastica, ampliamento del cimitero, nuova illuminazione pubblica e prospetto del palazzo comunale, numerosi finanziamenti, sono tanti gli obiettivi raggiunti nel corso dei primi due mandati, mentre al nostro telegiornale Balsamo annuncia quanto ancora ci sarebbe da fare nei prossimi anni. Io parlando con i miei collaboratori, con la giunta, con il consiglio, prossimità delle prossime elezioni mi è stato chiesto di potermi candidare e quindi io ho dato la mia disponibilità, per cui cercheremo di continuare il lavoro finora fatto, a maggior ragione con il nuovo PNRR, dove ci sono fondi per poter veramente trasformare la nostra realtà, e io assieme a tutti gli altri che ne hanno voglia voglio veramente dare la possibilità di trasformazione al nostro paese, al nostro territorio, fare tutto quello che c'è nell'interesse della nostra realtà, perché è vero è che viviamo in una piccola realtà, però meglio ci viviamo e meglio stiamo tutti, stiamo meglio noi, stanno bene i nostri figli, stanno meglio tutti quanti. Quindi l'auspicio è quello di poter continuare e di poter essere sempre al servizio della nostra realtà, del nostro territorio. Diciamo, ci sono due cose importanti: una, la riorganizzazione dei servizi all'interno del municipio, perché con i pensionamenti che sono stati effettuati c'è da riorganizzare gli uffici e i servizi, e quindi rivedere un po' il personale con una riorganizzazione diversa, con una pianta organica anche strutturata in maniera diversa. Questo è uno per quanto riguarda l'aspetto gestionale del municipio, mentre per quanto riguarda le opere pubbliche io credo che siano rimaste pochissime opere pubbliche da realizzare. Se io faccio così mente locale, credo che tra quelle finanziate e quelle che abbiamo in corso di finanziamento non rimane niente come opere pubbliche, però credo che quello su cui ci sia da lavorare sia sulla riqualificazione urbana. Anche lì abbiamo presentato dei progetti, però credo che quello sia un altro aspetto importante. E aspetto che va al di sopra di tutte siano le strade di campagna. Rifaccio alla prima domanda in cui si parlava di economia principale dell'agricoltura. Noi cercheremo di utilizzare tutte le opportunità che la Regione, lo Stato e l'Europa dovesse mettere a disposizione con i bandi per partecipare, cercando di intercettare quanto più possibile in modo di poter migliorare e rendere rotabili tutte le strade di campagna.